Ciao a tutti, oggi siamo in un nuovo video. In questo video parleremo di come tenere il vostro criceto fresco durante l'estate. Prima di iniziare il video volevo dirvi che anche questo video è sponsorizzato da Lavanni. Sono stati super gentili e mi hanno inviato un pacco con molte cose. Oggi parleremo della lettiera Bedding Active. Questa lettiera è realizzata con materiali naturali al 100%, supporta lo scavo di tunnel e non collassa. Si consiglia un'altezza di al minimo 10 cm. Tutte le caratteristiche della lettiera e ovviamente vi lascio il link in descrizione. La prima cosa che dovete fare per far tenere il vostro criceto al fresco è cambiare la lettiera se ce l'avete a base di carta. La lettiera che vi consiglio è la lettiera Bunny Bedding Active. Questa lettiera è davvero ottima per far tenere il vostro criceto al fresco. Specifico che i cambi di lettiera completi non si dovrebbero mai fare, ma in casi così può andare bene. Questo è il risultato della gabbia. Io ho messo anche il fieno di prati naturali con larve della farina della Bunny. Anche questo fieno è al 100% naturale e contiene 24 erbe diverse. Un'altra cosa da fare è di cambiare la loro acqua tutti i giorni, anche due volte al giorno, e si può anche mettere acqua fresca. Per mantenere fresca la gabbia del criceto potete prendere una bottiglia, metterla in freezer e poi avvolgerla in un panno per poi metterla vicino o dentro la gabbia del criceto. Un'altra cosa molto utile è di prendere la loro ciotola, la loro casetta o la loro sabbia da bagno per poi metterla in freezer, così diventerà fresca. È molto importante tenere un criceto idratato quando fa molto caldo. Potete aiutare a idratarlo dandogli dei frutti che sono ricchi di acqua, come il cetriolo, l'uva, i zucchini. Ti ringrazio per aver guardato questo video, come sempre non dimenticarti di iscriverti, lasciare un mi piace, ci vediamo al prossimo video!